Buonasera, allora, questo articolo 18, questo nuovo emendamento sui contratti nuovi a tutela crescente, saranno l'elemento di divisione non soltanto tra le parti sociali, tra Confindustria e sindacati, ma anche nella politica. In realtà è dal 2000 che ogni anno si discute su questo e addirittura cadono i governi su questo. Ne sanno qualcosa i nostri ospiti che sono su sponde decisamente lontane tra di loro. Stefano Fassina del Partito Democratico, Buonasera. Beh, gufo per eccellenza dal punto di vista, no? Ora, come si sente? purtroppo confermato dai dati, però, un gufo che viene confermato dai dati dell'OCSE, dai dati della Banca d'Italia, della Commissione europea, purtroppo sottolineo, mi piacerebbe essere smentito clamorosamente ogni volta. E Maurizio Sacconi, che è anche ex Buonasera. ministro del lavoro, esponente di spicco del nuovo centrodestra, diciamo subito, non è stato Fassina a procurare. Però tutti staranno tutto il tempo a guardare quel bendaggio Avversario sull'occhio, leale. è un avversario leale, da lui non ce lo aspetteremmo. Maurizio Sacconi è, come si sa, per scelte, per teorizzazioni fatte tante volte, uno di quelli che dicono che dell'articolo 18 si può fare a meno, anzi si deve fare a meno. Ma lo dico insieme a molti noti economisti, non certo collocabili nell'area della destra politica, come sono stati Modigliani o Silo Slabini nel passato, e più recentemente la tesi convergente di tutte le istituzioni sovranazionali. Ovvero noi dobbiamo incoraggiare la propensione ad assumere, perché questo è evidentemente lo scopo, ad intraprendere in un'epoca dell'incertezza. E Però scusi, allora nessun rapporto di lavoro può essere per sempre. se mi permette, perché poi si parla spesso per slogan, non è il vostro caso, si parla spesso per frasi fatte che sono fatte per chi le enuncia e poi non sono chiare per l'opinione pubblica. Perché l'articolo 18 secondo lei ostruisce? Perché se ne può fare a meno? Detta proprio come se fosse un referendum. Perché quando fu fatto nel 1970 lo Statuto dei lavoratori, recependo leggi e contratti degli anni 50 e 60, fu nel dibattito parlamentare, non nel testo originario del ministro Brodolini, del professor Giugni, che si introdusse l'obbligo della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza una giusta causa. Il problema non si pone per il licenziamento discriminatorio, perché in questo caso è ovvio che si reintegra il lavoratore, perché quel licenziamento è come non ci sia stato. Ma nel caso in cui manchi o non sia riconosciuta quella giusta causa, ma comunque si rompe il rapporto di fiducia, per convincere i datori di lavoro ad assumere è bene che essi possano sapere quanto può costare indennizzare un lavoratore nel momento in cui comunque si decide di prendere una strada diversa, di interrompere il rapporto di lavoro. Questo incoraggia ad assumere, tanto quanto il timore che poi, comunque vadano le cose, comunque si definisca quel rapporto, anche se si rompe il rapporto di fiducia, debba continuare il rapporto, questo frena l'occupazione. È sempre stato così nella nostra storia, quando l'occupazione è cresciuta poco, anche negli anni dello sviluppo tumultuoso dell'economia. Perché Fassina non è così dal suo punto di vista? Perché i dati dimostrano che è così, non esistono matrimoni tra imprese e lavoratori, anche nelle imprese sopra 15 dipendenti dove appunto vige l'articolo 18, il turnover dei lavoratori è elevatissimo. In questi anni centinaia di migliaia di lavoratori con l'articolo 18 hanno perso il posto di lavoro. È assolutamente una leggenda che le imprese non assumono perché non possono licenziare. Abbiamo decine di forme di contratti precari che consentono all'impresa di prendere e poi lasciare un lavoratore. Abbiamo modificato da poco col decreto Poletti il contratto a tempo determinato che non richiede più per un'ampia
percentuale ampia non richiede più la causale, quindi un'impresa anche per un lavoro che non è di carattere temporaneo, stagionale, nel turismo, nell'alberghiero, può assumere un lavoratore con contratto a tempo determinato e poi appunto rinnovarlo fino a 5 volte. Abbiamo modificato il contratto di apprendistato sostanzialmente eliminando il requisito alla stabilizzazione che prima era previsto. Il contratto di apprendistato è un contratto per i giovani molto agevolato. Le imprese non assumono perché non hanno domanda, perché non sanno a chi vendere, questo è il punto. E l'obiettivo esplicito o implicito di questa operazione. Perché allora però per le imprese appunto è così importante? Perché qual è il motivo malefico diciamo dal suo punto di vista? Non è malefico, è un motivo che ha a che fare con la differenza di interessi che convivono nelle imprese. Cioè la libertà di licenziare. Ma il fatto è che in questo modo si indebolisce ancora di più il potere negoziale dei lavoratori e si riducono le retribuzioni. Questa è la linea di istituzioni che non sono neutre, perché la Commissione Europea è una commissione che è da un decennio una maggioranza di centrodestra, il Consiglio. Cioè, quando lui dice, lo dice anche l'Europa, l'Europa di destra infatti sta praticando da tanti anni come via alla crescita. Però il governo non è di destra, nonostante la presenza di un sedicente nuovo centrodestra. Il governo è un governo ad ampia maggioranza di centrosinistra. Perché allora anche il governo si è messo su quella che per lei è una brutta china? Il governo credo che si sia lasciato convincere che questa possa essere una strada utile, ma è la strada della svalutazione del lavoro, perché di questo si tratta. Da 10 anni continuiamo a svalutare il lavoro perché non possiamo più svalutare la moneta. Questa strada sta portando l'Europa a sbattere, dove non solo c'è la recessione e la deflazione, ma aumentano i debiti pubblici in modo esponenziale. Cioè al posto delle svalutazioni competitive dei tempi della lira ci sono i licenziamenti competitivi? I licenziamenti che consentono o la deterrenza del licenziamento che rende il lavoratore più debole, le retribuzioni più basse. Ma questo guarda che non è solo in Italia, è una linea che è stata applicata in Spagna, dice, che è stata applicata in Grecia, che è stata applicata con i risultati che vediamo. Lei dice da 10 anni a questa parte c'è anche la vigenza del Ministero di Maurizio Sacconi. È d'accordo? Non sono affatto d'accordo con l'idea che la scelta che stiamo compiendo corrisponda a una politica di svalutazione del lavoro del lavoratore. Ecco, è proprio il contrario. Non è che perché lei smentisce in radice dal suo punto di vista che ci sia stata svalutazione di due obiettivi. L'uno quello di fare più contratti a tempo indeterminato, non meno contratti. Quei tanti contratti precari sono un modo di evitare proprio quel particolare articolo 18 che in Europa abbiamo solo noi. Quindi meno contratti precari, più contratti a tempo indeterminato. La seconda cosa, più salario. Più salario dove è possibile. E come si fa più salario dove è possibile? Cioè con accordi aziendali. Altro che appiattimento delle retribuzioni facendo in modo che solo il contratto nazionale decida l'incremento del salario, ma piuttosto consegnando all'incontro tra lavoratori e imprenditori nella dimensione di impresa, nella dimensione del territorio, quando si guardano negli occhi e condividono le fatiche, ma anche i risultati, noi dobbiamo dire, e in questo modo crescono e competono insieme. Basti leggere il bellissimo discorso che ha fatto il segretario del sindacato, il capo del sindacato americano dell'auto, quando ha detto anche noi dobbiamo soddisfare i clienti, anche noi ci dobbiamo preoccupare cioè del come si produce e non soltanto del distribuire una ricchezza che potrebbe non esserci se anche noi lavoratori non vi concorriamo. Lei obiettava? Obiettava innanzitutto. Solo noi in Europa? No, come sa bene, ma anche meglio di me, il presidente Sacconi, con l'intervento della Fornero noi abbiamo sostanzialmente allineato la nostra normativa alla normativa tedesca. Vorrei sottolineare che nelle imprese sotto i 15 dipendenti, dove non vige la normativa del reintegro, la quota di contratti precari è 2 o 3 volte superiore alla quota che si ha nelle imprese sopra i 15 dipendenti. Ripeto, siamo un paese che ha perso 10 punti di PIL negli ultimi 7 anni e noi continuiamo a precarizzare il lavoro auspicando che questo porti crescita. Questo provocherà minori consumi, maggiore incertezza delle famiglie che si riverberà in minori consumi, minore domanda, minori investimenti delle imprese e minori crescita. Lungo questa strada faremo un 2015 che sarà un riepilogo peggiore del 2014. Se la cerca quella nomea di gufo, però le voglio chiedere. Purtroppo poi voglio chiedere in quella direzione. No, aspettate, tutte e due. Voglio chiedere a tutte e due. A quello che dicono
correggetemi se sono sbagliate, le statistiche, l'applicazione dell'articolo 18 poi riguarda in un anno più o meno 3.200 esatto. casi. Allora, perché è così importante cancellarlo e perché è così importante tenerlo se dal punto di vista generale statistico riguarda ma togliamo di mezzo questa storia della statistica, le cause sono poche perché nessun datore di lavoro va in causa perché non sa quale possa essere l'esito, c'è una schizofrenia nella stessa giurisprudenza, ne ha parlato il Presidente del Consiglio proprio ieri quando ha detto, ed era evidente riferimento alle sentenze di reintegrazione, che si va da territorio a territorio, ci sono dei territori dei quali per il 90% dei casi di contenzioso si dà ragione all'impresa e altri territori in cui il 90% si dà ragione al lavoratore. Cioè noi abbiamo bisogno invece di dare al datore di lavoro certezze e di fare in modo che le imprese crescano dimensionalmente. Ma come mai noi abbiamo il 90% di imprese e più di piccolissima dimensione sotto quella soglia fatidica dei 15 dipendenti? Noi che a proposito, ricordiamolo sempre, abbiamo metà mondo del lavoro circa che non ha l'articolo 18 perché è occupato nelle piccole imprese oppure è lavoro precario. Quindi omogeneizziamo le forme di tutela, una solido indennizzo costituisce deterrenza per un datore di lavoro che comunque non si esercita nello sport di licenziare, se ha un collaboratore che stima, se ha investito sulla sua formazione, vuole tenerlo con sé. Raramente accade che questo rapporto di fiducia si rompa, ma in quel caso deve essere possibile, pagando si intende, risolvere il rapporto di lavoro. Ma è davvero surreale, noi spieghiamo la caduta di produttività di questo paese non con l'austerità drammatica che abbiamo subito, la carenza di investimenti, di innovazione e ricerca, ma con i lavoratori lavativi che poi hanno giudici lavativi che li reimmettono nel posto di lavoro. È una spiegazione surreale, appunto lei ricordava 2.700-3.000 casi, ma perché è importante? Perché costituisce un elemento che dà forza, quel minimo di forza contrattuale ai lavoratori, l'idea che in questo modo si possa invece sbloccare la ripresa è un'idea sbagliata, non sta da nessuna parte e ripeto, le nostre aziende non si addensano sotto la soglia dei 15 dipendenti, perché la concentrazione delle nostre aziende, come sa meglio di me, tra 1 e 5, tra 5 e 9, quella soglia là è una soglia irrilevante, tant'è che, ripeto, l'accumulazione di contratti precari si ha nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Questa operazione è un'operazione che è legittima dal suo punto di vista e oggi ho riconosciuto, credo con onestà intellettuale, che è passata la sua linea, non la linea che doveva essere del Partito Democratico, è passata la linea che lei porta avanti da anni. Noi siamo riusciti a resistere alle pressioni di una Commissione europea di centrodestra con un governo come Monti, con una maggioranza in cui eravamo junior partner, non senior partner come adesso. Questa volta che abbiamo Presidente del Consiglio, abbiamo preso il 40%, siamo il partito di maggioranza relativa, sposiamo la linea che legittimamente porta avanti il Presidente Sacconi da tanti anni e che è la linea alternativa diversa rispetto a quella del Partito Democratico. Ieri scherzando Benigni in una trasmissione televisiva Ballarò ha detto io sono vicino al Partito Democratico perché è l'unico partito d'opposizione. Lei quando ha sentito le parole di ieri di Renzi nella presentazione dei 1.000 giorni sui lavoratori di serie A e di serie B, sull'apartheid che c'è tra di loro e sul fatto che c'è una sinistra che perpetua con i suoi atteggiamenti questa segregazione, cosa ha pensato? Ho trovato le parole, ma ho avuto lo stesso giudizio quando le pronunciava il senatore Chino, le pronunciava il presidente Monti allora. Trovo odiosa sul piano morale innanzitutto, prima che economico, la definizione di apartheid, perché se c'è un apartheid vuol dire che i lavoratori che guadagnano 1.100 euro al mese, che negli ultimi 30 anni hanno visto una diminuzione in termini reali del loro stipendio, che sono stati licenziati in centinaia di migliaia in questi anni, sono i razzisti per colpa dei quali ci sono giovani precari e giovani disoccupati. È una lettura odiosa sul piano morale perché è infondata. In questi anni c'è stata un'enorme concentrazione di reddito e ricchezza nell'1%, nel 10% della popolazione e chi fa una forza di sinistra se la prende con un operaio che guadagna 1.200 euro al mese e che ha conservato qualche residuo tutela che gli consente di tirare avanti. Trovo che sia davvero inaccettabile. Io mi chiedo come mai
nel paese più sindacalizzato, non solo per numero di iscritti, che comunque sono un terzo del totale dei lavoratori, ma per intensità di relazioni industriali, di ruolo del sindacato. Come mai in un paese con questa caratteristica abbiamo avuto in tutto il dopoguerra i tassi di occupazione più bassi rispetto agli altri grandi paesi con i quali ci confrontiamo? L'uso di tecnologie di processo a risparmio di lavoro più alto, più forte che ci sia nei paesi industrializzati, la più bassa produttività, i più bassi salari se confrontati con gli altri paesi. Io non credo che i lavoratori italiani possano essere complessivamente soddisfatti dell'esperienza che appunto, hanno avuto nel corso di questi lavativi. Decenni, no? No, non dei lavoratori, non è mai colpa dei lavoratori, ovviamente. Oddio, possono essere anche minoranze lavative che sono state difese magari da organizzazioni sindacali che hanno preferito loro alla maggioranza laboriosa. Ma nel complesso, quel modello di regole, quel modello di rapporti sindacali deve essere oggi sostituito da un modello di forte condivisione fra lavoratori e imprenditori, ripeto, nella dimensione aziendale. Ma dov'è il conflitto? Ma oggi c'è l'eccesso di conflitto in Italia. In cui devono poter avere insieme regole più semplici, più certe e tali da dare una vera tutela al lavoratore. E voglio ricordare solo che la legge delega non fa solo questo. La legge delega potenzia i servizi al lavoro in modo tale che chi cerca lavoro non sia lasciato solo. Ma non abbiamo un euro da metterci sopra, ma per Fassina, ci dobbiamo fermare 3 minuti, però io voglio tornare su questo. Cosa succede se davvero si forza sull'articolo 18? Qual sarà la reazione politica e sindacale? Tra poco. Allora, sembra incredibile, ma un tempo Fassina e Sacconi erano molto vicini politicamente, parlavano durante la pubblicità delle diverse anime della sinistra, del 70 lo statuto dei lavoratori voluto dai socialisti e che i comunisti allora non votarono. E poi la storia invece dell'autunno caldo e di tutto quello che è successo. Ma ora siamo all'oggi e anzi, la domanda è proprio questa da cui si parte. Si va a un nuovo autunno caldo? E non è rischioso per un governo che ha insieme nuovo centrosinistra e di fatto e nuovo centrodestra anche di nome? Spero proprio che non si vada ad un autunno caldo. L'ultima cosa di cui ha bisogno questo paese è di conflittualità sociale. C'è tanta sofferenza economica e sociale, abbiamo bisogno e quindi di fronte a misure come quelle che lei paventa? Spero che ci sia la possibilità di discutere e di correggere. Non è un problema mio, era la posizione del Partito Democratico quello di introdurre un contratto che dopo 3 anni consentisse l'applicazione della tutela contro i licenziamenti ingiusti. Non ho capito, noi come Partito Democratico volevamo disboscare la giungla di contratti precari. E mentre, poi cosa è successo? Mentre l'emendamento appunto che mi pare poi ispirare l'emendamento firmato dal Presidente Sacconi, da altri, da Ichino e poi... poi dal governo sui contratti precari temo li mantenga tutti e siccome non abbiamo un euro e dobbiamo fare una legge di stabilità che il Presidente del Consiglio ci dice comporta 20 miliardi di tagli, come si facciano a trovare altri 2 miliardi, 3 miliardi per allargare gli ammortizzatori sociali? Quindi la mia previsione, spero anche qua di sbagliare, è che si applicherà la parte che non costa nulla al bilancio pubblico, cioè di cancellazione dell'articolo 18, si manterranno tutti i contratti precari e non si farà nulla per estendere gli ammortizzatori sociali ai precari perché non abbiamo un euro. Cioè lei dice passerà solo quello che costa caro ad alcuni lavoratori e nulla di quello che costerebbe. Non migliorerà per nulla la situazione dei precari perché questo deve essere chiaro. E lei cosa ci fa nel partito del governo allora? Ci faccio insieme a tanti altri una battaglia affinché torniamo sulla posizione. Tanti altri quanti sono? Non lo so, vedremo. La posizione che era del Partito Democratico, la posizione sulla quale sono stato eletto come tutti i parlamentari del Partito Democratico sono stati eletti, non è che mi sono inventato questa posizione ora per fare l'anti-renziano, questa è la posizione che portiamo avanti da anni, quella che abbiamo portato avanti col governo Monti, quella sulla quale siamo andati alle elezioni, quindi è un problema di chi ha cambiato oggi la posizione per assumere la posizione che legittimamente porta avanti il Presidente Sacconi. E così dal suo punto di vista, in realtà c'è stato un incontro tra riformismi.
Poco fa ho visto una dichiarazione del senatore Lepri, vicepresidente del gruppo al Senato del Partito Democratico e membro della Commissione Lavoro, che dice le stesse cose che io penso, cioè legge come me. Le ha dette da Floris a 19.40, lo dico però. E dice cioè quello che in Europa in generale si dice, avere una regolazione flessibile del lavoro e avere allo stesso tempo un sistema più protettivo di colui che cerca lavoro. Nella delega, insisto, ci sono gli uni e gli altri elementi. E gli elementi della maggiore sicurezza per chi cerca lavoro sono dati in parte proprio anche dalle stesse regole flessibili che dovrebbero favorire la propensione ad assumere, ma in parte anche da una scelta che si compie di mettere in mano al disoccupato un buono affinché egli liberamente scelga il servizio di orientamento, di collocamento, di formazione che ritiene più utile, e quel buono andrà a quell'ente pubblico o privato che il lavoratore ha scelto nella misura in cui lo occupa, cioè premiale. Solo se è capace di occuparlo riceve il meritato premio. Questa scelta di mettere in competizione servizi pubblici e privati e di farli orientare dallo stesso lavoratore destinatario di una politica di assistenza all'impiego, credo sia una novità molto importante. Vi voglio però chiedere una cosa, tutte e due forse non vedete di buon occhio, lei ha un problema a vedere di buon occhio da un altro punto di vista, però il patto del Nazareno che a voi un po' vi bypassa e che lei immagino veda con forte sospetto, anche visti gli effetti per quanto riguarda le materie che più la riguardano. Come vede questo patto che sovrasta gran parte delle scelte politiche di questa fase? Ma il patto del Nazareno, ora al di là delle modalità in cui è avvenuto, rispetto alle quali sono stato critico, indica che per fare le riforme costituzionali e la legge elettorale è necessario coinvolgere l'opposizione, quindi sono d'accordo. Lei non vede che debordi questo patto? Ora ci veniamo. Mi stupisco che coloro che dicevano che Bersani faceva l'inciuscio quando voleva eleggere il Presidente della Repubblica insieme a Berlusconi sono gli stessi che oggi rivendicano invece il patto del Nazareno. Ma al di là del... Cioè chi? Tanti di quelli che oggi rivendicano l'utilità del patto del Nazareno, ma ce ne sono tanti, guardi, si può sbizzarrire, quando Bersani cercava l'accordo con Berlusconi per eleggere il Presidente della Repubblica, che anche là una garanzia costituzionale, gli stessi dicevano che era inciuscio. Il punto è se il patto del Nazareno appunto deborda rispetto alla dimensione istituzionale e costituzionale e diventa un patto di governo. Allora mi preoccupo perché se Forza Italia vota i provvedimenti sulla politica economica del Partito Democratico, credo che ci sia un grande problema. Ma non li problema. Vota già il Nuovo Centrodestra, sì, infatti, non si offende certo Sacconi se... No, ma non c'è già una... C'è ovviamente, come credo anche per il Presidente Sacconi, vorrei un governo che fosse solo di centrosinistra, la situazione non lo consente, quindi se questo governo si spostasse ancora di più per me sarebbe ancora più problematico. Chiudo però il riferimento all'ultima battuta che faceva il Presidente Tacconi sui disoccupati. Oggi non abbiamo un problema di disoccupati pigri o di agenzie di collocamento, non c'è lavoro, questo è il punto. Lei descrive un mercato del lavoro in una situazione economica ordinaria. Tutti e due non avete usato la parola giovani, non l'avete mai usata. No, io l'ho usato i giovani precari prima. Giovani precari. Che sono già avvantaggiati rispetto ai giovani che non hanno proprio. Ma questi giovani disoccupati non prenderanno un posto di lavoro in più, si troveranno nella situazione drammatica comunque, in cui si trovano adesso. Bisogna sostenere la domanda. Dei due casi. Bisogna sostenere la domanda, non continuare a precarizzare il lavoro. È ovvio che noi non possiamo risolvere tutto nella politica del lavoro, ma la politica del lavoro, la giusta politica del lavoro aiuta e come. Insieme, non a caso, questo governo vuole anche fare una politica per l'educazione, per la scuola. Non dimentichiamoci quanto è importante collegare la scuola al lavoro e superare quella separatezza ideologica che invece si trascina dagli anni 70. La scuola deve essere funzionale all'occupabilità delle persone, le competenze che le rendano, cioè, utili a sé e agli altri nel mercato del lavoro. Così come
noi dovremo, attraverso la legge di stabilità, attraverso l'esercizio delle deleghe per la riforma del sistema tributario, praticare politiche di crescita pur rispettose dei vincoli europei, ma vincoli che vengono letti intelligentemente dall'Europa se noi facciamo le cosiddette riforme strutturali, prima tra le quali il lavoro. Ma voi un brividino quando si incontrano Renzi e Berlusconi ce l'avete o no? Ma attenzione, noi abbiamo rotto con Berlusconi proprio sull'idea di una destra moderata e responsabile in un tempo straordinario come quello che viviamo. Nel momento in cui invece Berlusconi pensa ad accordi con il Presidente del Consiglio, favorisce a mio avviso gradualmente la ricomposizione di una destra moderata, diversa da quella radicale che oggi è guidata da Salvini. Quindi non è così vero che io vedo positivamente la disponibilità, per esempio, di Forza Italia a votare la riforma del lavoro, se lo farà, non soltanto le riforme istituzionali. Io penso che necessariamente destra moderata e sinistra moderata siano destinate a compiere un tratto di strada insieme, per come accade in Europa, perché in Europa è così. Il governo europeo che lei ha evocato prima è un governo di cristiano-democratici e di socialdemocratici. Non si può fare diversamente, ma telegraficamente a tutte e due. Cofferati ha detto che sarebbe una sciagura toccare l'articolo 18. È l'uomo che lo salvò dal punto di vista degli interessi di chi lo voleva mantenere 12 anni fa, praticamente, con una non dimenticata manifestazione. Soprattutto se riandiamo a quel tempo, è un altro ricordo che dobbiamo avere per capire cosa siamo stati, però, cosa è stato questo paese. Non lo congiungiamo, certo, lei si riferisce alla morte, all'uccisione. Ho pensato a quello stesso periodo, ho pensato a quel tempo, a quello stesso periodo, e per ricordarci cosa siamo stati. Noi dobbiamo uscire da quel Novecento ideologico. Però si può sostenere una tesi o l'altra senza per forza che ci sia di mezzo l'ombra del terrorismo. Continuare a precarizzare il lavoro non è ideologia, è ideologia solo chi tenta di difendere i diritti dei lavoratori. Continuare a aggredire i diritti dei lavoratori non è ideologia. Questa storia che è ideologico, ci sia solo un'ideologia, mentre in questi anni abbiamo vissuto senza ideologia, è la più grande battaglia ideologica che è stata fatta in questi anni e che ha trionfato. Lei sogna di dire Renzi chi un giorno? No, per carità, io spero di poter dire Renzi bravo perché ha fatto le riforme, ma se va nella direzione che oggi è contenuta nell'emendamento temo che non funzionerà molto. Berlusconi per voi è out? No, assolutamente. Io e penso se si andasse che a votare sarebbe anche il vostro candidato? Se fosse possibile, noi, rispetto al fatto che, come noto, sappiamo, è inibito da una condanna definitiva. E sottolineo nuovo, centrodestra proponerebbe le primarie per la scelta del nostro candidato premier. In questi anni Angelino Alfano, soprattutto mesi, Angelino Alfano ha avuto molto coraggio nel determinare una situazione che da una larga parte della società italiana viene percepita come una sorta di ultima spiaggia, che io mi auguro non si riveli ovviamente tale, come ultima spiaggia della nostra possibilità di uscire dalla trappola della bassa crescita, del circolo vizioso della sfiducia che si è ingenerato nel nostro paese. Berlusconi? Lei dice, Berlusconi però, anche se ci fossero le primarie, non sarebbe il socio forte comunque del centrodestra, non credo numericamente? Non credo che Berlusconi vorrebbe candidarsi al ruolo di rappresentante del centrodestra riunito in una prospettiva maggioritaria, che sia maggioritaria. Credo che la possibilità di ricostruire l'unità delle forze moderate consista proprio innanzitutto nella loro rifondazione dal punto di vista dei contenuti. Ho parlato prima della destra radicale di Salvini, rispetto alla quale noi siamo molto diversi. Allora, chiudiamo questa prima puntata di Faccia a Faccia, grazie in ordine alfabetico, come è stato dall'inizio, a Stefano Fassina. Grazie a lei. G puntato, che sta per gufo, del partito. Ma le piace un po' questa cosa?
Ma no, guardi, purtroppo, ripeto, poi l'OCSE, come ha specificato nella vignetta Giannelli qualche giorno fa, è un super gufo, perché noi dicevamo che sarebbe stato zero la crescita, l'OCSE da meno 0,4. Attenzione, pericolo per il Presidente del Consiglio e per l'Italia sono gli struzzi. Sono i pappagalli. I pappagalli certamente, ma anche gli struzzi, quelli che mettono la testa sotto la sabbia e fanno finta che i problemi non esistano. E comunque io penso che in questo tempo a nessuno sia consentito di rimanere sulla sponda del fiume ad aspettare i cadaveri dei propri avversari, perché sarebbero... Siamo tutti sulla stessa barca, questo dobbiamo rendercene conto, non è retorico dirlo. Grazie anche a Maurizio Sacconi, capogruppo del nuovo centrodestra, figura preminente del partito di Alfano. Beh, insomma, forse ci rivedremo anche con voi nei prossimi giorni, sicuramente ci vediamo con i nostri telespettatori domani sera al telegiornale, se volete, e se volete anche subito dopo a Faccia a Faccia. Buonasera.